Allora, Tremonti ha firmato, quindi il finanziamento per la piattaforma Maersk questa volta è certo. Sì, devo dire, è vero, ieri è stato firmato il decreto mille proroghe, quindi si sta concludendo, è stata una cosa difficile, ma credo che oggi immaginare finanziare opere pubbliche sia di per sé una cosa difficile. Abbiamo ragionato proprio in funzione della piattaforma Maersk e dei volumi di traffico del porto anche su un sistema di retroporti, due sono sulla direttrice verso Milano e verso Novara, l'altro è sulla direttrice verso Torino e la scelta è stata fatta sul retroporto di Mondovì, l'iniziativa che è partita dall'imprenditore Lanutti che ha realizzato sulle aree delle Scovra un insediamento molto significativo, è un'area raccordata ferroviariamente. Stiamo lavorando per dare consistenza a quell'area, devo dire con grande intesa anche da parte della provincia di Cuneo che è sensibilissima al lavoro, alle opportunità di crescita che quella piattaforma può portare, lo stesso comune di Mondovì, e la Camera di Commercio, l'autorità portuale, ma credo anche che gli imprenditori che insieme a noi hanno dato vita alla società ferroviaria Fernet e a quelle cose lì siano interessati anche loro a consolidare la loro presenza su Mondovì, quindi Mondovì con la piattaforma Maersk diventerà una realtà significativa. Se solo il 5% delle merci che movimenteremo a Vado e che andranno verso l'area del bacino di consumo del Cuneese dovessero andare in quella piattaforma, i numeri a cui dobbiamo ragionare sono 50-60 mila pezzi l'anno. E 50-60 mila pezzi l'anno danno lavoro a molta gente.